Una presenza simile a quella delle macchie merita speciale attenzione. Parlo delle note apposte al testo nei margini del manoscritto, nota bene da mani diverse. In parte si tratta di lemme, in maggioranza di varianti testuali. Nella presente indagine c'entrano le varianti. E quale sarebbe, in termini di tempo, il rapporto da una parte tra le varianti e l'edizione principe e dall'altra tra le varianti e il codice parigino? Ebbene, che le varianti marginali nel codice parigino sono state raccolte in vista di una imminente copia, ce lo dice una nota marginale apposta a un brano del settimo libro. La nota recita: hoc scribatur literis maiusculis. Il termine scribatur può benissimo significare anche va stampato. L'istruzione, questa istruzione è significativa, anche se Giovanni da Spira non le ha poi dato retta. Le varianti infatti ricorrono tutte nel testo stampato, praticamente senza eccezioni. Poi le varianti nel loro insieme sono manifestamente tese a creare un testo inequivoco, con la qualcosa combacia il fatto che nel codice parigino si cerca invano una parola che in altri manoscritti spesso precede le varie lectiones, lasciando a chi legge la libertà della scelta. Con ciò mi riferisco al monosillabo vel. Nel parigino questo vel non si trova. La corrispondenza, anzi congruenza puntuale delle varianti nei margini del parigino con il testo dell'edizione principe desta il sospetto che ci si nasconda sotto un rapporto premeditato tra esse e l'edizione principe. Siffatto il testo, l'insieme, come ho detto, delle varianti apposte ai margini, ci suggerisce il seguente scenario. E lo stesso Giovanni da Spira a commissionare il codice a qualche copisteria o copista. Per migliorare poi il testo e da qualche commerciante di libri l'avrebbe senz'altro sottoposto in preparazione della stampa al giudizio critico dei suoi collaboratori. E questo vale ovvio anche per le note marginali. Ora, nel codice parigino non troviamo la revisione di secondo grado, cioè la revisione di una previa revisione testuale. Le varianti dunque sono, sì, attribuibili a mani diverse, cioè a persone diverse, ciò non di meno c'è motivi di credere che la loro presenza nel codice parigino sia dovuta all'iniziativa appunto dello stampatore tedesco. Ma quanto ho detto non è certo una prova esente da ogni dubbio, rimane pur sempre una ipotesi. Comunque sia, per datare ora non le varianti, ma lo stesso manoscritto, ci vuole ancora un analogo rapporto che congiunga materialmente le varianti con la stessa produzione del codice parigino. Buona parte di esse occorrono nei margini interni, stretti, ed è proprio questa strettezza a crearci dei grattacapi. Ci si chiede infatti, gli autori di quelle note come sono riusciti a far entrare la loro penna nelle strettezze tra i fogli? Come mai non preferivano mettere le loro note nel margine esterno che li invitava generosamente
a depositargli quanto ne volevano di aggiunte o correzioni testuali, con il suo decimetro e mezzo di larghezza, peggio ancora, succede più di una volta che nel margine interno della pagina destra una nota breve vi si trova nelle strettezze della piega, benché dall'altra parte, cioè tra nota e testo, ci sarebbe stato spazio a sufficienza. La risposta è questa pagina. E questo ragionamento non vale solo per i fogli singoli, vale anche per i quaderni. Il quaderno, con i suoi pochi fogli, il parigino ne conta 10 per quaderno, il quaderno dunque si lascia aprire un po' come il doppio foglio. Esso è molto più aperto ad interventi di un correttore che non il parigino nello stato attuale, composto com'è di ben 50 quaderni attaccati l'uno all'altro. Per il quaderno dunque il problema della piega non si poneva, o si poneva in misura molto ridotta. La conclusione: le note furono introdotte nel codice parigino con una certa probabilità statistica prima che vi intervenisse il legatore dei libri. Con altre parole, la loro rispettiva data coincide con la stessa produzione del manoscritto. Ma la datazione con l'argomento dei fogli singoli ha purtroppo uno sgradevole locus minoris resistentiae. In quel momento, infatti, la legatura poteva essere stretta, compatta, ma poteva essere anche meno compatta, più lenta. Eventualmente questa che, nella stessa misura, verrebbe a indebolire il nostro ragionamento. Peggio ancora, non possiamo escludere nemmeno che Giovanni ha acquistato l'attuale codice parigino al mercato librario, che lo ha scomposto nei singoli fogli o nei singoli quaderni per facilitarne sia la correzione sia poi la copiatura, e che dopo, a stampa finita, ha restituito loro, riunendoli, la forma di codice. In questo caso la data d'origine, cioè la data dell'allestimento del manoscritto, rimarrebbe come prima indeterminata. La situazione continua dunque ad essere dubbia, per cui non mi sembra fuori luogo presentarvi una testimonianza basata su un argomento che non fa ricorso ai fogli singoli. Lo studioso dall'inchiostro scuro. C'è nel codice parigino un gruppo di note che danno nell'occhio per la loro calligrafia caratteristica, lettere volutamente verticali, nonché per l'impiego di un inchiostro assai scuro. Per maggiore comodità chiameremo l'autore di questo gruppo di note lo studioso dall'inchiostro scuro, o semplicemente lo studioso. Le note dello studioso sono raggruppabili in tre categorie. La prima consiste di lemmi e di varianti testuali che occorrono appunto un po' dappertutto nei margini del codice parigino. La seconda categoria, confinata al primo libro della storia naturale, cioè all'indice generale dell'opera, è un brano breve ma compatto, lungo giusto 13 righe. Questo brano, come carattere di scrittura, è qualcosa come un corpo estraneo
in un ambiente grafico ovviamente non il suo. Il terzo gruppo, anche questo confinato al settimo libro, consiste di alcuni titoli, cioè titoli di capitolo, vergati nella calligrafia caratteristica del nostro studioso. Questi, lo studioso, li aveva inseriti negli spazi tra i singoli capitoli, lasciati vuoti a tale scopo dal copista regolare. Per quanto riguarda l'origine contemporanea delle varianti nel codice e dell'edizione principe, vi rinvio a quanto abbiamo detto sulle varianti marginali in generale, specie su quelle capitate nei margini interni e stretti, cioè nei margini del manoscritto, pur ricordando che le prove alquanto generiche sono di validità ineguale. Va dunque sollevata la questione di una possibile origine comune delle varianti e del codice, nei cui margini lo studioso le ha registrate. Di per sé le varianti non sarebbero d'aiuto per datare il codice, ma il nostro, come abbiamo visto, con i suoi 13 titoli e con i titoli che ha inseriti nel settimo libro, è incontestabilmente coinvolto anche nella produzione dello stesso testo. Dunque, le varianti e il perigino sono nati insieme contemporaneamente. A questo punto però nasce un dubbio sul passato del codice parigino. Il primo libro della storia naturale, cioè l'Indice Generale, dove ci siamo imbattuti nelle 13 righe attribuibili al nostro studioso, il primo libro dunque presenta dei particolarità da farci sospettare origine diversa. Metterò ora a confronto breve la prefazio con il primo libro da una parte e il resto dell'opera pliniana dall'altra. Prima differenza: la prefazio e il primo libro sono stati scritti da un copista che non è identico con quell'altro al quale nel parigino va attribuita la parte del leone dell'opera, cioè i libri 2 a 37. Inutile dire che parlo qui dei copisti regolari. Poi vi incontriamo uno stemma di possessore che è di una famiglia padovana di Zaccarini. Questo stemma non campeggia come sarebbe normale nel frontespizio dell'attuale codice, il codice parigino, si nasconde invece all'interno del manoscritto, cioè nel foglio 23 retto, margine inferiore. Con il foglio 23 retto inizia il secondo libro. Questa è la numerazione delle nostre edizioni. Un caso, e come se non bastasse, questo secondo libro vanta un titolo assai parlante: Gai Plini, eccetera, Naturalis Historiae, Primus Liber. La numerazione del libro viene corretta, ovvio, in un momento successivo da Alcamano in Secundus Liber. Non è tutto. Per la stampa del primo libro, Giovanni da Spira non ha scelto a modello il nostro codice, cosa che potevamo aspettare, ma un altro manoscritto non ancora identificato, che ha
una versione testuale alquanto diversa. Insomma, a giudicare da questo identikit, la prima parte dell'attuale Parcino, cioè il primo libro, proprio non fa l'impressione di aver condiviso la biografia della seconda parte, cioè dei libri 2 a 37. L'identiche ci confronta con la possibile obiezione che gli argomenti che avevamo prima chiamati in causa in favore della nostra ipotesi, cioè l'origine contemporanea del codice parigino e delle note, delle varianti, che questi argomenti dunque valgono sì per il primo libro, cioè in sostanza per l'indice generale, ma non valgono per l'intero codice. Eppure l'obiezione si rivelerà infondata, ed è proprio lo studioso dall'inchiostro scuro a dissipare questo dubbio. Infatti, non è solo lui a sostituirsi per quelle 13 righe al copista regolare del primo libro. Una situazione analoga si verifica anche più in là nella storia naturale. Parlo del settimo libro. Per i capitoli 43, 55, equivalenti a 10 pagine, interviene non uno, ma intervengono uno dopo l'altro, non meno di 4 copisti supplenti. Ora, le 10 pagine riempite di testo da questi 4 copisti non regolari contengono, guarda caso, esattamente il testo dei 13 capitoli che lo studioso, il nostro studioso, aveva preannunciato nell'indice generale con i 13 titoli di cui si è parlato. Tale coincidenza, che certo non è dovuta al caso, richiede imperiosamente una spiegazione. Eccovi uno scenario che potrebbe avere una certa probabilità. I due copisti, parlo ora dei copisti regolari, adottano un sistema di cooperazione assai curioso. Non si spartiscono infatti il lavoro a seconda delle loro disponibilità, cosa che spontaneamente uno aspetterebbe, no, partono sì allo stesso tempo, ma da due punti diversi del testo pliniano, per andare avanti poi in parallelo. Cioè l'uno parte dall'inizio del primo libro, cioè dall'inizio dell'indice generale, non scrivendo che i titoli di ogni singolo capitolo. L'altro invece parte, ripeto, contemporaneamente, dall'inizio del secondo libro, scrivendo di ogni capitolo l'intero testo. Ed è con questa alternanza che proseguono. L'uno scrive i titoli, l'altro il relativo testo. Così, con questo sistema, sempre ipotetico, si spiega la coincidenza, non di per sé ovvia, che questi due copisti regolari, a metà strada, cioè nel settimo libro, cedono il posto ai 4 copisti supplenti, esattamente nel punto dove iniziano i 13 capitoli preannunciati dallo studioso nell'indice generale, e che ritornano pure alla loro scrivania 10 pagine più in là, dopo aver scritto l'ultimo di quei 13 capitoli. Il cambio di guardia che qui tocchiamo con le mani fu ovviamente provocata dall'assenza temporanea, sempre contemporanea, dei due copisti regolari. Non ci è dato sapere il perché.
forse dovevano partecipare ai funerali di un loro familiare, forse volevano festeggiare un matrimonio, non lo sappiamo. Né ha questo importanza per il nostro problema. E ancora non è tutto. Lo studioso dall'inchiostro scuro è responsabile, vi abbiamo già accennato, anche di alcuni titoli che troviamo inseriti qua e là negli spazi vuoti, sempre entro i limiti dei famigerati 13 capitoli. Egli, lo studioso, interviene dunque non soltanto nel testo del primo libro, ma anche nel testo del settimo libro. Conferma con ciò l'origine comune delle sue note e dell'intero manoscritto, testimoniando anche l'unità del codice parigino. Sono dunque, nel caso qui discusso, le sue note che hanno lo stesso rapporto di tempo sia con il codice parigino che con l'edizione principe. Le varianti sono nate allo stesso tempo come il codice parigino, nonché allo stesso tempo come l'edizione principe. Passiamo all'epigrafe del Tropeum Alpium. Altra anomalia. Nel terzo libro della storia naturale, siamo nella parte geografica dell'opera, Plinio fa menzione del Tropeum Alpium della Turbi, località situata sulla Côte d'Azur, al confine tra la Francia e il Principato di Monaco. Ne abbiamo parlato già l'anno scorso, ma con finalità diversa. All'epoca, questo Tropeum fu costruito al fine di perpetuare il ricordo delle vittorie riportate sotto gli auspici dell'imperatore Augusto sulle popolazioni alpine. In tale contesto Plinio cita l'iscrizione che era scolpita nell'imponente zoccolo quadrangolare del monumento. Qui la vedete nella versione del Corpus Inscriptionum Latinarum. Ora, c'è il margine al foglio 58 retto del nostro codice, all'altezza del relativo passo, qualcosa come un segno di parentesi, evidenziata nel manoscritto con colore rosso. La parentesi pare segnali la prima parte dell'epigrafe, quella parte cioè che contiene la dedica del monumento all'imperatore Augusto. La seconda parte dell'iscrizione non è altro che un elenco di una cinquantina di tribù alpine assoggettate. Ora, esaminando da più presso questa pagina, si osservano sulla destra, in margine, all'altezza proprio della parentesi, i resti praticamente illeggibili di una annotazione lunga più di una riga. Sotto la lampada di quarzo qualcosa se ne legge. I resti decifrabili raccontano questa storia. L'esperto chiamato per sottoporre il testo dell'antigrafo, cioè del codice parigino, a un previo controllo, qui non ha fatto altro che ripetere in margine quella prima metà dell'iscrizione, cioè la dedica del monumento all'imperatore Augusto, dedica in senso stretto, perché naturalmente tutta l'iscrizione lui è dedicata. Ma questa dedica l'annotatore non l'ha trascritta identica al 100%. Ecco io un piccolo elenco delle differenze. Prima, il testo originale del codice parigino si presenta in corsiva umanistica, mentre la dedica ripetuta in margine è verigata con caratteri capitali, quasi come se l'annotatore volesse suggerire al futuro copista o al futuro tipografo
la varietà di scrittura conveniente ad un'epigrafe antica romana. Ricordate l'invito che avevamo trovato altrove? Hoc scribatur literis maiusculis. E questa non è l'unica differenza. Il nostro esperto, molto bene quello che trascrive l'iscrizione immagine, si allontana dal codice parigino in modo vistoso anche per quanto riguarda l'ortografia, riportando molti nomi e titoli in forma abbreviata. Ci sono anche alcune differenze testuali in senso stretto, quali una aggiunta, due parole invertite. Ma quel che più importa, l'epigrafe, per l'esattezza la versione dell'epigrafe ripetuta all'immagine, ci è pervenuta mozzata. Manca sulla destra una cospicua porzione del suo testo. Infatti, il margine esterno del parigino non è più quello che era una volta. Pare che Giovanni da Spira, nel progettare l'edizione Principe di Pigno, abbia avuto in mente un grandioso progetto di controllo testuale da effettuarsi ovviamente dai vari collaboratori disponibili. Così si spiegherebbe la presenza nel codice parigino nel margine esterno estremamente largo. La presenza del margine esterno estremamente largo. Oggi è di circa 15 centimetri, l'abbiamo detto, allora invece ne aveva 5 centimetri minimo di più. E chi è il responsabile della perdita? Senza dubbio il solito legatore di libri. Questi, non contento di cucire insieme i fogli sciolti, non appena riempiti di testo, voleva conferire al futuro codice anche proporzioni più normali, servendosi a tale scopo della ghigliottina. All'inesorabile boia bibliofilo è caduta vittima più o meno la terza parte dell'epigrafe. Tanto basti aver detto a titolo di reperto diagnostico. Ora, il tipografo, confrontato con le due versioni dell'epigrafe, come si comporta? Si decide, come abbiamo visto, per la versione aggiunta in margine. Sorge automaticamente la solita questione del rapporto in termini del tempo, di tempo, fra l'intervento del tipografo, databili come sappiamo nel 1469, e la biografia del codice. Domandiamo, precede nel tempo il tipografo al legatore boia? O precede viceversa il legatore al tipografo? In altre parole, cosa fa il tipografo? Copia un testo già decimato o ha sotto mano un testo ancora completo, integro? Mettiamo che il legatore sia intervenuto con la sua tagliatrice solo dopo il tipografo, cioè a composizione finita, come lo vedete nello schema, allora l'iscrizione citata da Plinio proprio non si presterebbe a datare il manoscritto, tant'è vero che il manoscritto si era formato già prima e nessuno potrebbe dire quanti anni o decenni fossero passati tra l'allestimento del manoscritto da una parte e il colpo del legatore boia dall'altra. Ripeto il quesito, prima il legatore in libri, cioè il boia, poi il tipografo, oppure viceversa, il tipografo e dopo di lui il legatore tagliamargini. Noi, cioè chi parla, vota per la seconda variante che va giustificata così. Il tipografo
è entrato in azione non dopo, ma prima del taglio. Infatti, in caso contrario, egli avrebbe dovuto riprodurre nell'edizione stampata non la versione ripetuta in margine, allora già decimata, avrebbe dovuto fare ricorso alla versione intatta, completa, dello stesso manoscritto. Il tipografo cosa fa? Ebbene, abbiamo detto, egli segue la versione che si trova in margine. Cosa più importante, il tipografo ovviamente la vedeva ancora in colore. Lavorava quindi durante una fase quando l'attuale codice parigino era ancora in fieri. Come risultato di questa cronologia interna, possiamo dunque notare l'intervento del tipografo coincide con la fase in cui il manoscritto, quale manoscritto, si stava formando. Ultimo capitolo, il grifone rampante. Non vorremmo finire il nostro intervento senza toccare brevemente un dettaglio che ci pare che ponga a... Come? 50 43,53 sì, allora cosa facciamo? Raccontiamo di una mezza pagina, sono ancora una pagina e mezza. Nel codice parigino si trovano come filigrane tre figure differenti: la corona, il corno, nonché un grifone rampante. Quest'ultimo, il grifone, corrisponde con lievissime varianti ad uno dei non molti grifoni rampanti che si trovano nei repertori del Briquet. Secondo la documentazione di questi repertori, il grifone come filigrana è presente nell'Italia centrale tra il 1460 e il 1467. Specialmente menzione viene fatta di due città, Fabriano ed Ancona. Un altro grifone, anch'esso quasi identico, si trova nella collezione Lichachov ed è databile nell'anno 1469 e proviene, guarda caso, da un esemplare dell'edizione pliniana di Giovanni da Spira. E vi risparmio lo scenario, ve lo potete immaginare voi, è facile e finiamo. Per finire, strada facendo, non abbiamo sottaciuto i punti deboli di questa relazione. Nessuno degli argomenti qui discussi basterebbe da solo per provare definitivamente il terminus ipse da noi sostenuto, ma siamo andati avanti sperando nella saggezza di un modo di dire latino che recita multitudo canum mors Lepolis. Grazie. Internacional de Madrid y parla hoy de la verdad.
Tout d'abord, je tiens à remercier le comité scientifique de ce congrès de m'avoir invité, dans la mesure où je ne suis pas du tout un spécialiste des problèmes qui vous préoccupent le plus et que je suis en outre un piètre relativiste. Mais je vais vous demander donc d'excuser cet excursus et je vais vous parler d'une médaille. C'est une toute petite chose, cette médaille. C'est un objet de 32 mm. Ben voilà. C'est un objet de 32 mm qui pèse 6,96 g et elle est en or. Les médailles en or, déjà, il faut le dire, sont rares. C'est généralement quelque chose, un objet qui veut affirmer un faste. Il veut affirmer la splendeur du donateur. Dans ce cas précis, le problème est autre. Il s'agit d'une médaille, à ce jour, qui est considérée comme unique. Je dis bien à ce jour, on ne sait jamais, on peut toujours en trouver une seconde. Elle est conservée au cabinet des médailles de la Bibliothèque de France et disons qu'elle y a toujours été. Et cela pose aussi un problème. Comment se fait-il que cette médaille a toujours été dans les collections royales? Il faut savoir que le cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale est l'héritier du cabinet du roi qui était à Versailles. Et le déménagement a été fait au XVIIIe siècle. Alors, d'abord, on va essayer d'affiner ce problème de médaille. Cet objet a été étudié au cours des siècles entre 1630 et 2003 à peu près, le dernier ouvrage où il figure en bonne place. C'est d'ailleurs à partir de là que vous voyez cette photo, dans la mesure où actuellement le cabinet des médailles est en plein déménagement pour des travaux, et je n'ai pas pu avoir à ce jour un cliché fait sur l'original. C'est donc à partir de l'ouvrage de Adolfo Modesti, un très grand collectionneur romain de médailles pontificales, qui d'ailleurs a publié l'intégralité des médailles pontificales pour du XVe au XVIIe siècle, en 4 volumes somptueux, à Rome, entre 2000 et 2006. Donc, que voyons-nous ? D'abord, il faut savoir que pendant très longtemps, on a considéré que c'était une pièce de monnaie. Pour quelle raison ? Il y a la raison du format, le diamètre. C'est un diamètre rare pour une médaille. Les médailles sont généralement des objets beaucoup plus grands, beaucoup plus gros. La minceur, c'est vraiment la minceur d'une monnaie. Le faible relief. Et aussi le fait que l'on n'ait jamais trouvé dans d'autres collections des exemplaires en argent ou en cuivre. Généralement, les monnaies, lorsque l'on grave une monnaie, il y a des frappes en or, des frappes en argent, des frappes en cuivre. Là, on ne connaît que cette frappe en or. Alors, il faut bien savoir que cette affaire de médaille a mis beaucoup de temps à trouver une solution. On est certain maintenant, et ça, il faut rendre hommage à un article publié par Jean Bablon dans les années 1960 au congrès de numismatique qui s'est tenu à Rome, qui a définitivement tranché la question. Il faut bien voir que quelles étaient les monnaies or qui circulaient réellement et qui étaient les plus connues à cette époque en Italie. C'était donc le ducat de Venise et le florin de Florence.
des monnaies qui font approximativement 20 mm de diamètre, donc rien à voir avec la taille de cet objet, et dont le poids est aux alentours de 3,20 g et 3,40 g, suivant les cas. Donc, en définitive, cela ne correspond à aucun type de monnaie, aucun étalon monétaire en circulation à cette époque-là, aussi bien dans le nord de l'Italie que dans les États occidentaux. Venons-en maintenant à ce qui se trouve, ce que l'on voit sur ces monnaies. Que voyons-nous sur le droit ? Le droit, là, bon, j'ai interverti, malheureusement, des images. Le droit, il est donc ici. Hein. On voit donc le pape en majesté. Il faut bien voir que cette gravure, ce type de gravure, a une forte connotation sigillographique. Il y a nombre de matrices de sceaux qui fonctionnent sous cet aspect-là. Le monarque, ici le pape Eugène IV, comme de lumière, en majesté, tenant d'une main la clé de pierre et bénissant de la veste. Le revers, lui, est extrêmement intéressant. Que voyons-nous ? Là, les habits divergent. Nous avons donc en haut Saint-Pierre, les bras étendus, bénissant à droite. Alors là, les habits divergent. Soit le patriarche de Constantinople, soit l'empereur. Et à droite, le patriarche des Arméniens. En effet, cette médaille frappée en 1439, à l'occasion du concile de Florence, montre l'adhésion des églises orientales à Rome. Le texte définitif a été signé en 1439, et ça, c'était quelque chose que la chrétienté attendait depuis longtemps. Alors, je vais vous montrer les armes pontificales, telles qu'elles figurent à peu près sur le sceau, et les armoiries du pape, les armoiries personnelles du pape Eugène IV. La photo que vous voyez là est extraite d'un codex ayant appartenu au Fugger et qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale de Munich. Alors, pourquoi cette médaille ? Parce qu'au fond, c'est une médaille intéressante. Elle illustre un moment très important pour la chrétienté. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été qui a eu un grand retentissement, même si par la suite, il faut l'avouer, les conclusions de ce concile n'ont guère été suivies d'effet dans les églises orientales. Nous sommes en 1439, vous savez tous ce qui s'est passé en 1453, et il faut bien dire que ce texte signé n'a pas reçu l'approbation du clergé et du peuple de Constantinople, de toute façon. Donc là, nous avons une représentation du patriarche de Constantinople, Joseph II. Ah, pardon, là c'est le pape, excusez-moi. Voilà, il est là. Je ne suis pas aussi fort que Madame Gapiou pour gérer les PowerPoint. Et voilà donc quelque chose qui avait tellement frappé que vous voyez là une représentation
de Jean-Louis Paléologue, l'empereur de Pisanello, et une bande dessinée en bronze sur, qui se trouve à Saint-Pierre de Rome, fait par Philaret. Vous avez donc l'arrivée de Jean-Louis et sa rencontre à Ferrare avec le pape, car le début de ce, du concile de Florence a eu lieu à Ferrare. Les membres du concile ont été obligés assez rapidement de quitter Ferrare pour aller à Florence, dans la mesure où une épidémie de peste s'était déclarée à Ferrare. Il a donc fallu évacuer les orientaux, qui sont venus quand même au nombre de 700. C'était pas une masse délégation. 700 personnes accompagnaient le patriarche, qui d'ailleurs l'ordre l'année de son arrivée, et l'empereur Paléologue. Eux souhaitaient de se réunir à Ferrare pour des raisons de proximité. C'est pas trop loin de Venise, c'était relativement pratique pour eux. Alors là, je vous montre une scène du concile lui-même, où on reconnaît, grâce à son chapeau, un chapeau qui aura une grande fortune métallique, d'ailleurs l'empereur lui-même, et le patriarche des Arméniens qui est à côté de lui. Comme vous le savez, donc, ce concile se transporte à Florence, et c'est à Florence que sera signé l'acte final de, disons, d'une reconnaissance d'obédience des églises orientales à Rome. Après ceci, l'empereur repart, et normalement, on considère que c'est fait. Alors, cette médaille, là, juste pour s'amuser, l'autoportrait de Philaret sur les portes de bronze de Saint-Pierre. Alors, pourquoi cette médaille? Si on voulait faire vraiment en faire un instrument de propagande, en disant, regardez, la chrétienté est enfin unie, on en aurait fait des centaines, même des milliers, disons, pas en or, bien sûr, mais en bronze et en argent pour certains militaires. Bon, pourquoi une propagande, enfin, un article de propagande unique? Bon, il y en a peut-être, on en retrouvera peut-être un deuxième ou un troisième exemplaire dans les collections du Vatican. À ce jour, on n'a rien trouvé, il faut dire, mais on ne sait jamais. Nous savons tous, nous qui sommes conservateurs de collections publiques, qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut jamais dire c'est le plus ancien, c'est le premier, c'est le dernier. On ne sait jamais ce que l'on peut trouver, mais enfin, depuis 1630, le premier qui en est parlé, c'est Tchaconius, que tout le monde connaît ici. Jusqu'à toujours, on n'a jamais trouvé un second exemplaire. Alors, et pourquoi cet exemplaire unique se trouve-t-il en France? Parce qu'au fond, l'explication qui reste 5 minutes, 2 minutes. 6 minutes. C'est écrit sur le PowerPoint. C'est écrit sur le PowerPoint. Je parle depuis 13 minutes, c'est ça? Donc, j'ai encore quelques minutes. Alors, et je pense que dans cette localisation, en France, se trouve la raison de la frappe de cette médaille. Une frappe qui a donc été rapidement faite. Pour la raison suivante, mais ça c'est mon hypothèse. Jusqu'à maintenant, je pense avoir consulté toute la bibliographie existante sur la question. Ça ne va pas chercher bien loin, il y a une vingtaine d'articles au total. Dans la grande majorité des cas, ces articles d'ailleurs se recopient au XVIIe et XVIIIe siècle les uns les autres. On n'avait pas la notion de plagiat à l'époque, ça ne posait aucun problème, c'était admis. Alors, ma théorie, mon hypothèse, c'est la suivante, c'est que le destinataire, c'est Charles VII, roi de France.
dont vous voyez le portrait par Fouquet, n'oublions pas que ce même Jean Fouquet a aussi réalisé le portrait du pape Eugène IV. C'est, bon, je n'en tire aucune conclusion, mais c'est juste une coïncidence que je voulais souligner. Le portrait que vous avez vu gravé tout à l'heure du pape Eugène IV, c'est une gravure lucrative, mais faite à partir du portrait réalisé par Jean Fouquet. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il en France en 1438-1439? Il y a la pragmatique sanction de Bourges. Qu'est donc cette pragmatique sanction de Bourges? C'est tout simplement l'affirmation de l'autorité du roi de France sur l'Église de France. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Cela reprend et amplifie un certain nombre de conclusions du Concile de Bâle, qui affirmait la primauté du Concile, des conciles, sur l'autorité papale. Eugène IV, quand il a été élu pape, son premier souci a été, disons, d'annuler les décisions du Concile de Bâle dans ce domaine. Et il se trouve, quelques années après, face à une réunion d'archevêques, d'évêques, de doyens de chapitres, d'abbés des plus grands monastères et des représentants des principales universités françaises, à Bourges, pour proclamer qu'en définitive, l'Église de France reconnaissait l'autorité du roi pour toute la gestion de l'Église. Bien sûr, il continue à respecter l'autorité morale et surtout les décisions en matière de religion du pape, mais pour tout ce qui était gestion, nomination des évêques, c'est quand même très important, n'oublions pas que l'Église de France, à cette époque-là, est la principale source fiscale pour l'Église catholique. Je renvoie à la magnifique thèse de Jean Favier en la matière sur les finances pontificales du temps d'Avignon et ensuite. Donc pour le pape, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Il envoie d'ailleurs une lettre fulminante au roi de France en disant, enfin là je simplifie, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous n'avez pas le droit. Le roi de France fait enregistrer par le Parlement, sans aucun problème, la pragmatique sanction de Bourges. Ce qui fait que, au moment même où, du point de vue d'Europe, les églises d'Orient adhèrent, reconnaissent l'autorité de Rome, vous avez à l'ouest un royaume qui est le plus puissant d'Europe à cette époque-là, ne l'oublions pas, qui dit, ben nous, non. Ce qui veut dire qu'il se retrouve avec un schisme, parce que n'oublions pas que d'un point de vue doctrinal de l'Église, il s'agit d'un schisme. Et un qui ne s'y est pas trompé, c'est pourtant, c'est Voltaire. Voltaire écrit, les Français, depuis Charles VII, étaient regardés à Rome comme des schismatiques à cause de la pragmatique sanction faite à Bourges, conformément au décret du Concile de Bâle, ennemi de la papauté. Enfin, ennemi de la papauté, c'est du Voltaire, on le sait bien, mais enfin, c'est ce qu'il écrit dans son essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Alors, à mon avis, cette médaille est envoyée par le pape au roi de France, par, je pense, son légat, qui était évêque d'un petit évêché du côté d'Avignon, et en même temps archevêque de Crète, mais ça, il n'a jamais mis les pieds en Crète, parce que ça, c'est vraiment in partibus, pour lui signifier que, quand même, regardez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les églises d'Orient reconnaissent mon autorité. Saint-Pierre lui-même, je remonte au médaille, Saint-Pierre lui-même
Vous pouvez lire sur le listel dit applica, c'est-à-dire il faut respecter cette décision, il faut l'appliquer, il faut obéir. Et vous, roi de France, vous refusez, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Vous refusez ce que demande Saint-Pierre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Stampatori sono scomparsi proprio per questo, perché ci mancavano gli attrezzi fisici per tenerli aperti. E mi sembra molto bello trovare un codice così con delle macchie di inchiostro. Avrei due domande: se la rilevatura di questo codice è ancora contemporanea, perché in questo caso è probatorio la mancanza delle margini, perché se è stata rilevata di nuovo, poi la striscia nella margine avrebbe potuto essere tagliato dopo, e se la pagina è supplente da queste quattro mani addizionali che voi avete individuate, se costituiscono un fascicolo separato, perché in quel caso avrebbero potuto essere state inserite dopo, ma credo di no, suppongo che sono integrali al testo. Grazie. Io rispondo prima alla seconda domanda, cioè le famose 10 pagine dovute ai copisti supplenti non formano un quaderno indipendente, cioè non si potrebbe prenderlo via senza guastare il quaderno vicino, e per il fatto dei meccanismi per aprire e tenere aperto tipografia, un codice modello, io confesso di avere nessunissima conoscenza in materia. E sì, cioè c'è sempre la possibilità, l'abbiamo detto, che Giovanni da Spira abbia comprato il manoscritto sul mercato del libro, l'abbia scomposto, fatto copiare, cioè fatto correggere prima, poi copiare, poi ricomposto
i quaderni o i fogli, e in questo caso, se dobbiamo accettare questa eventualità, non potremo precisare la datazione del manoscritto. Ma queste note, cioè la presenza delle note sia nel primo libro, poi dello studioso dall'inchiostro scuro, no? Il primo libro, poi nel settimo libro, la coincidenza casuale, cioè non casuale, che lui scrive proprio questi 13, i titoli dei 13 capitoli nell'inizio generale, e poi questi copisti supplenti scrivono per gli stessissimi capitoli il testo intero. Tutto questo mi pare esclude la possibilità di ricomposizione del manoscritto. Però questo manoscritto solleva molte questioni, sarebbe interessante, diciamo, completare la ricerca. Se si può datare la rilegatura, questo sarebbe importante. E questa rilegatura è quella del codice attuale? Sì. Ah, ho dimenticato di parlarne. Quella è di Enrico II di Francia. Cioè, allora, sì, questa la rilegatura attuale non c'entra nel nostro problema. Lo studioso, il copista dell'inchiostro scuro, ho il sospetto che sia lo stesso Buzzaccarini dello stemma apposto all'inizio del secondo libro, ma andrebbe controllata questa possibilità, e c'è un modo di controllarla. Nell'opera postuma di Albinia della Mer, su Bartolomeo San Vito, edizione curata da Laura Nuvoloni, ci sono delle tavole con la mano di un postilatore identificato, se mi ricordo bene, dalla Della Mer con Buzzaccarini. Ad esempio, c'è a Dresden un Ovidio scritto da Bartolomeo San Vito nel periodo padovano, cioè prima di spostarsi a Roma, 67, qualcosa del genere. Questo Ovidio è postilato da un'altra mano, che potrebbe bene essere quella dello studioso. Ma c'è qualche tavola e potresti controllare? Sì, va senz'altro controllato, e lo farò obbligo di farlo. Ma tu hai un ricordo preciso della calligrafia? Non preciso, ho il sospetto, ho detto, che si tratti di Buzzaccarini, ma andrebbe controllato. Sì, cioè io non ho preso in considerazione questa eventualità che un Buzzaccarini potesse essere coinvolto nella produzione di questo manoscritto. Anch'io vado molto a memoria, e me bisognerebbe... Bisognerebbe confrontare due mani, quella di base del primo libro, che scrive anche dei titoli negli altri libri, appunti, moltissimi, che dunque potrebbe arrivare dopo l'allestimento del codice.
dopo la prima fase, perché a me questa mano ricorda molto, non dico che sia quella, la mano di Raffaele Reggio, che però porta a qualche anno più tardi, credo. Io controllerei delle tavole appunto con la mano di Raffaele Reggio, che è attivo a Venezia, Venezia-Padova, che potrebbe andare. Cioè, ho capito bene, la tua teoria è che il primo copista regolare, quello che ha scritto l'Image Generale, con tutti i titoli di cui è composto questo indice, ha scritto anche gli titoli nella parte del testo della storia naturale, e questo è verissimo. No, e volevi, però volevi dire forse di più, e cioè che questo sistema di alternanza tra i due, cioè tra il copista, il secondo copista, che qui è dovuto alla parte del testo, e il primo copista cui si debbono i titoli, questa alternanza, cioè questa ipotesi la vorresti contestare? No, non è contemporanea. Dico che non sono contemporanee, forse è falso, e che c'erano degli spazi bianchi, c'erano degli spazi bianchi per i titoli che sono stati scritti dallo stesso copista, diciamo così, che ha scritto il primo libro, la parte principale del primo libro. Poi non si tratta di una teoria di questa, che sia dico Raffaele Reggio, si tratta di una ipotesi, anzi dell'ombra di una ipotesi, qualcosa di molto avanti. Ma cioè, per chiarificare cioè la nostra posizione, io ho affermato, sostenuto, che c'era un'alternanza non grande, ma a passi tra questi due copisti. E perché lo dico? Perché quegli copisti supplenti usano lo stesso sistema. E questa è la base della mia ipotesi, che naturalmente può essere anche sbagliata. Une petite question pour Monsieur Popov. Vous avez raison certainement qu'une médaille unique ne peut pas être une moyenne de propagande. Mais il y a la possibilité que plus exemplaires étaient faits et que ces autres exemplaires sont perdus après 500 ans. Et ceci, peut-être le propagande devient plus important avec cette médaille. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes bien sûr dans le domaine des hypothèses. Et personnellement, je pense qu'il y a eu forcément au moins deux ou trois frappes d'essai. Avant d'avoir une médaille définitive, on fait des essais. Alors, les essais, généralement, quand ils ne sont pas bons, sont fondus, parce que l'or, malgré tout, c'est cher. Le problème de cette médaille dite unique, il est, à mon avis, on ne pourra jamais le résoudre, surtout. Je suis parfaitement d'accord avec vous de penser qu'il y en a eu plusieurs. Il n'est pas impossible du tout
que, par exemple, il y ait eu un exemplaire envoyé à chacun des quatre archevêques qui siégeaient au Concile de Bourges. Parce que c'était quand même l'archevêque de Reims, celui qui couronne le roi de France et qui était en même temps chancelier de France. Il y avait l'archevêque de Bordeaux, il y avait l'archevêque de Toulouse et l'archevêque de Bourges. N'oublions pas que Bourges était la plus grande province ecclésiastique de France. Ce n'est pas impossible du tout qu'il y en ait eu aussi une pour chacun de ces prélats. Peut-être aussi pour les grands abbés, les abbés les plus importants, peut-être aussi pour la Sorbonne. Mais souvenons-nous qu'en France, nous avons eu le malheur de vivre une révolution qui a fait beaucoup de dégâts, et il n'est pas impossible que lors des pillages, enfin, il y a eu d'abord le pillage des protestants, des églises, des trésors d'église. Alors, les protestants plus les révolutionnaires, il faut le savoir, ont fait disparaître énormément de trésors, parce que ça a été fondu. Ce qui veut dire donc que, à part les collections royales de monnaie qui ont été préservées, in extremis d'ailleurs, mais disons la bibliothèque royale de l'époque a été considérée rapidement par les révolutionnaires comme un bien national. Donc là, c'est peut-être ce qui explique que nous ayons conservé malgré tout un exemplaire de cette médaille à la bibliothèque royale. Pour le reste, je peux être d'accord avec votre hypothèse, mais malheureusement, nous n'avons aucun document, ni dans un sens, ni dans l'autre. Nous restons donc dans le bac. D'accord, merci. Grazie. Credo che con questo dobbiamo finire la seduta, ringraziando i nostri lettori.